Germania, Berlin. Io resto qua nell'irrealtà. Ho visto la puntata della Iena, l'ho vista veloce perché devo uscire, c'ho da fare. Poi me la vedo con calma. Per chi non lo sapesse, mi hanno messo là di mezzo. L'unico danno che mi hanno fatto è che mi hanno associato a questa centaccia che va dicendo le cattive cazzate che dicono loro sulla televisione. E poi fateci caso, mette sempre quel disco con l'acqua che scende. Quell'altro che mi scrive, lo bambino, li banno, bannati. Io non banno mai nessuno su Facebook, su YouTube qualcuno proprio che tocca il fondo, se no lascio pure le offese. A alcuni rispondo, se sono offese che ci possono stare, le lascio. E difatti uno mi ha scritto, guarda, per me sei un deficiente, le cose, però ti do atto che almeno lasci almeno i commenti. E su questo nessuno mi può dire niente, perché non ho paura di niente. Difendo, e quando ho torto e mi si fa vedere, io sempre o sbaglio, dico ragazzi mi sono sbagliato, lo sottolineo perché c'è tanta gente che non ci riesce a dire questo sempre, no ma io perché, io invece sono stato sempre umile con me stesso e con gli altri quando è vero, andiamo scappando le responsabilità. Certo, se faccio errori, faccio errori che non compromettono comunque il resto, sono errori così. Quindi tornando al discorso, adepto, uno youtuber adepto, allora, adepto, allora cioè non, se noi stabiliamo che non si chiama, non li chiamiamo più terrasferici e terrapiattisti, ma adepti della sfera e adepti della pianta, allora sono adepti della pianta, ma pure voi siete adepti, perché non è che voi, il terrapiattista è un adepto e il terrasferico cos'è? Niente, non è adepto. Voi siete adepti a qualcosa che non vi rendete conto. Noi diciamo verità. Non serve che dico che mi dissocio ovviamente da tutti questi deficienti, di qualunque cosa detto riguardo la terra piatta. E, tornando, io analizzo solo, non, il video l'ho visto di sfuggita e vabbè, tanto che vuole. Analizzo solo quello che. L'unica cosa che gli do atto è che almeno non mi hanno messo mentre dico tipo quei video, che estrapoli cazzate per farmi apparire come un deficiente. Ha estrapolato, ha detto guardate la manipolazione mentale, lei è, ma quello che ho detto va bene, anzi lo dico in pubblico nei video e se qualcuno lo riprende lo mette in rete un po' internazionale, a me di qualunque cosa io dico, l'importante è che non mi estrapoli. Però lì, nonostante me l'estrapolato, ha detto una cosa che io confermo e ridico mille volte. Quindi l'unica cosa è che mi chiama YouTube. Perché mi chiama YouTube? Perché loro giocano sul fatto che quello Galuppini è ex agricoltore. Tinelli, con tutto il rispetto che ho per Tinelli, per il lavoro che ha fatto e che fa, e che io stesso quando qualcuno mi fa delle domande addirittura tipo ma l'atmosfera come funziona queste cose qua, vado sul canale di Tinelli, prendo i video, le playlist e glieli metto sotto, quindi lo utilizzo, quindi però lo deridono dicendo un ex attore cosa. A me non può dire la qualifica, perché non può dire ex servizi segreti, ex pilota militare civile, perché se no potrei dire pure che gli asini volano, la gente comincia, perché loro, non perché è giusto così, ma perché sa che la massa la funziona così. Chi l'ha detto? L'astronauta. Allora se chi l'ha detto? Ex pilota militare. Allora se quello dice un astronauta contro un ex pilota militare, e non è che dice l'Australia non esiste, ma dice le cose che dico io, è controproducente per loro, non lo farebbero mai, non si sognerebbero mai di fare una cosa del genere. Quindi mi dispiace solo per quello, però è che mi va a intaccare solamente tutta la gente che mi conosce, i miei familiari in Italia, che magari di terra piatta non sanno niente, vedono queste assurdità e mi vedono la mezza me adepto, coso, il corpo di plastica. Comunque, mo vi dico una cosa, mi possono continuare a deridere e mi potete deridere pure voi, però mo ve la dico. A me mi può toccare quando si pare, io non so, se c'ho un callo me le faccio scivolare le cose.
poi lotto, continuo a lottare come se non l'avesse fatto. Per me non è che lo faccio vedere io, non sono un ragazzino, sono pure temprato. Però, come si dice, la gente che non sa come mi vede accomunata a questi stati, fa parte di questi scemi, adepto, youtuber. Ah, stavo dicendo, scusa, non me l'ho scordato. Ma vi dico una cosa, con me se la possono prendere quando si pare, ma se toccano queste cose, tipo il corpo di plastica, stanno andando a deridere qualcosa, passatemi il termine, metafisico. E io non mi preoccupo, mi comincio a preoccupare per loro, perché quelle cose non le devono toccare, non le dovete toccare, vi do un consiglio, voi potete che me ne frega, fate, ma è un po' come deridere gli dèi. Credo che ci si può permettere, porca, si sta a ghiacciare le mani, porca, ste pezzi di macchina, qui là. Scusatemi se ho perso un guanto. Comunque, andiamo avanti. Ma qualche botta gliela do pure io, però. Io tante cose non le dico. Comincia di quelle più soft, allora cominciamo a dire un po' le cazzate che faceva il governo italiano in Libia, cominciamo a raccontarvi un po' di cose. Siete venuti a toccare a me, lo sapevate, che poi io reagisco. Quindi guarda, non me la prendo, perché sui concetti che dico nel momento in cui mi riprendono va bene, ma loro hanno giocato sul fatto proprio lì, dice vabbè, però dopo è quel giochi psicologici, l'associazione dice vabbè, questi sono quello, quell'altro con l'occhio storto, questo che c'ha il corpo di plastica associato che sostiene i militari intorno alla cintura. È chiaro che io mi dissocio da queste cose, non c'entro niente, però va bene così, ragazzi. Ma io mi aspetto che vengano qua. Prima mi mando un comando che mi spappola di mazzate, e poi mi viene proprio. Quindi ste cose mi fanno ridere. Non vi preoccupate, piangerete quando mi faranno fuori. Io sono pronto a quello. Quando arrivano ste cose mi viene da ridere. Mi spiace perché per i profani, perché so che tutta la gente che ragiona, fosse anche non terrapiattista, sa cosa sono, chi sono, su da che pulpito parlo, di cosa tratto nel mio canale, oltre alla terra sferica, che caccia di questa terra piatta. E spiego perché, ho le mie ragioni, almeno non ho ripreso coi libri dietro, uno dice vabbè, ma questo almeno. Comunque, ragazzi, fossero questi problemi, magari poi ci sono problemi più grossi. Comunque, andiamo avanti. Va bene così. Giorgio, non ti sei fatta sentire più da mesi. No, perché tu parli sempre ultimamente di Hitler e la terra piatta. Ok, nella terra piatta per gioco forza mi mettono in televisione, che devo fare? Però scusa Giorgio, a me mi si può pure deridere, offendere, quello che vuoi, non c'è problema. Ma le bugie no, perché mi diresti l'ultima volta che io ho parlato di Hitler? E poi quando ne parlo, le parlo sempre in chiave esoterica, mai in chiave politica o peggio del discorso ebraico, mai, né in bene né in male mi sono permesso. Quindi l'ultima volta che avrò fatto un video che accenno solo a tutte queste cose sarà stata 6 mesi fa, non diciamo bugie, per favore. Non che mi dissocio, anzi, se poi potessi parlare di Hitler, io qua non
finiamo più e mi chiudono il canale. Ma è vero che ne ho parlato. Comunque, gli attacchi non sanno più che fare. Io ero convinto che non la facevano più la puntata, evidentemente la stavano aggiustando in base alle nuove cose. Difatti hanno inserito quello che io ho fatto con la live con lo Spectro e Benedetto e Pino Igienista, che saluto, spero rientri in campo il più presto, perché lo vedi come stiamo messi qua. Guarda, voglia prende fiato, prende fiato. Qua è tutta una tirata, ma è abboccata e via fino alla fine, così fatto si muore. Scusa per esagerare, ovviamente poi ognuno c'è la sua cosa. Vabbè, ma era per te, ma... Non mi interessano questi discorsi, quello. Poi andate a scriverla sotto le iene, non gli interessa niente, quelli che c'ha là la terra, le gliene fregate, è come se a me uno mi dà gli ordini, ti fa un po', ti parla un giorno degli alberi di Natale, un giorno delle piante, un giorno delle macchine, un giorno dei testimoni di Geo, dei testimoni, e sotto tutti, a me non me ne frega niente, quello sta a fare di là, è inutile che andate a scrivere sotto a loro, lasciateli perdere. Che fa veramente, vi mettete al livello di stare loro, questo dicono, questo scemi veramente, lasciateli perdere, stiamo portando avanti un qualcosa di inimmaginabile, quasi inumano per i concetti propri, intendo. Poi sto cavolo di disco a tutte le parti e poi fa vedere che l'aereo dal disco, perché vuole mettere in testa a chiunque, che non è un po' addentro terrasferico compreso, di bunker, che la terra piatta significa un disco, e quindi oggi un altro scemo non bannato che mi viene a scrivere. E allora perché ancora con sta storia? E allora perché la Luna e gli altri pianeti non sono piatti? Allora, prima e un altro scemo gli ha messo il pollice, quindi pure sono arrivati scemi pure da Facebook, di solito non vengono da me, lo banno raro. E gli ho risposto, oh pezzo di scemo, ma che ci entrano, su che ci sta sul cielo comunque la terra, perché qui sono convinti che noi siamo sto disco, vedi come lavorano quando fa vedere il disco. E io ho lavorato tanto, poi ci devo rifare un video, solamente per spiegare come che siamo un piano infinito, con la foto che fece. Andate, chi si fa ancora queste domande? Andate a vedere il mio video dal titolo Terra piatta, mondi oltre l'Antartico circolare infinito. Siamo un piano infinito ai lati e sotto, e sopra c'è il cielo. Mo se sul cielo ci stanno le cose quadrate, le comete, le cose a strisce, triangolari, che dobbiamo essere come quelli, no? Che c'entriamo noi? E questo vi dico così per farvi vedere l'incongruenza di quando voi dite, ma che c'è? È come se io ho la macchina e uno a fianco a me mi dice, sai, i bambini di 8 anni, io non ce l'ho i figli, però per dire, papà, ma perché la macchina non è a forma di palazzo? È la stessa identica cosa che gli rispondete al vostro figlio, la stessa identica cosa si deve rispondere a voi, in chiave ovviamente concettuale. Rispondi a uno. E allora perché tutti i palazzi che passano qui sono quadrati e la macchina invece è tutta con le ruote? Che ci entra la macchina che li palazzi? Perché sono convinti che siamo un coso che schizza, piatto però. Ma no, ancora su sti concetti, l'ho fatto 6 mesi fa quel video per spiegarvelo, ha fatto 40.000 visite. Può darsi solo tu, come si chiama quel di Girolamo, che t'ho bannato ovviamente, e compreso quello, ma quell'altro non sa ci manco, mi stava 7-8, non sa ci manco, ho bannato quello giù. Salento, Marco, come cazzo si chiama? Ancora con sta storia, ma perché noi siamo la Luna? Che ci entra la Luna, lo Sole, i pianeti e la Terra? Questo che non vedi quando non si fa il passo. La Terra è un piano infinito, porco due, fisso, ai lati e so, dici infinito, allora con la mente lineare dove arriva? Ma arriverà infinito che con i mezzi, ma anche che un aereo lo ci purrava mai, a dove dopo finisce, dopo sarà plasma, che ne so che... Ma che è davvero state ancora a ste scemenze?
pianeta, perché i pianeti? Non c'entriamo niente, noi non siamo un pianeta, siamo un piano. I pianeti sono i pianeti, che poi non so quelli che ci fa vedere la NASA, ma sono gassoni, secondo si sa, e sono importantissimi. No, che Marte non esiste, esiste come? Ma non un pezzo di roccia. Esiste in un modo che, vabbè, lì entriamo nei discorsi esoterici che ho fatto tante volte, ma si dovrebbero fare tutti specifici adesso, perché sennò non si spiega. Porca due, ragazzi, che bello. E perché proprio a me? Tinelli è una vita che fa le cose, non perché Tinelli, ripeto, poteva mettere Tinelli. Tommix ha fatto il video, quello, un'altra persona che rispetto e saluto, Mario Guarani, questi hanno portato a tempo del... No, solo a me l'ammenso. Perché a me, associato ad Empto, youtuber? Youtuber Lucazzi, non so, io sì, so pure youtuber. Ma se quello lo presenti come astronauta, quello come ex agricoltore, solo a me non mi presenti quello che... E grazie, perché se gli dici le mie credenziali, la gente ci comincia a credere. Se lo dici in tele, dici un culo, ma che fa? Fermi tutti. Fammi un bond a vedere. È come se muore, c'è un astronauta che comincia a dire che la Terra è piatta. Secondo te le iene chiamano quell'astronauta? E sì, dai, quelli sta a fare. È come se vai in guerra, un esercito nemico, alzi un attimo la bandiera bianca, scusa, mi presti il tuo carro armato perché devo bombardare i tuoi commilitoni. Stessa cosa, vuole tu sale, ieri i media loro per fare la guerra contro di loro, quelli sono le armi loro, mica le nostre, mica le USA. Non ci andate manca a scrivere. Perché le risate che si fanno, pure se gli dici le cose vere, prova a ridere, perché quelle non gliene frega niente della terra, non sanno manca di che stanno a parlare le iene, o addirittura quelli che gestiscono il sito delle iene. O ti credi che Zab smotta la risponda a voi? Ci stanno i personaggi che hanno questo incarico. E... comunque, stiamo a parlare degli ultimi colpi di coda di questi deficienti, perché per esempio, come si chiama? Ho visto un video sempre su Tinelli nuovo, canale che c'è, ma non mi ricordo il nome, un 5 milioni di cose, una persona che scrive, è andato alla convegna di terrapiattista e si è dichiarato terrapiattista, il tennista quello famoso, ma non mi ricordo, un serbo, croato, ragazzi, è dichiarato terrapiattista. Io ho le referenze, poi uno dice, vabbè, ma questo è impazzito, allora devono dimostrare che sono impazzito, sono le denunce. E cose, Mauro Libertucci, un chirurgo, gli altri youtuber non sono mica gente che... Ma non è quello, uno può avere pure la terza media e non fa niente, però visto che stiamo, loro manipolano su questo, allora un attimo, noi abbiamo anche le armi su questo. Questo non significa che gli altri, per dire, visto che voi giocate su questo, allora giocateci fino in fondo. Non dite gli adepto YouTube, diteci attenzione, perché qui c'è anche un ex agente provocatore del servizio segreto italiano, nonché pilota, ex pilota, militare e civile, che sostiene che la Terra è piatta. Non lo dice, quelle sono le armi loro per colpirci, mica per... che fa? L'arta perde, si dice dalle parti nostre. Scordatevi, non fa un confronto con le iene, ma le iene stanno a fare come il sistema si sta a difendere. Che fa? Si difende sparandosi sopra. Forget it. Anyway, vabbè ragazzi, io di risposta sai che faccio oggi, se ce la faccio domattina, un bel video sui misteri eleusini. E rientriamo un po'. Non perché poi riparlerò subito, anzi, ma per dire che. Per calmare gli animi, per rientrare un po' nel percorso che bisogna fare, perché qui, come dico sempre, hanno lavorato sui fianchi nei decenni, nei secoli, per portare l'uomo a essere una, perdonate il termine, una merdaccia, perché una merdaccia poi ci la manipoli con un ditino. E difatti siamo arrivati al punto che nessuno, cioè non c'è un'opposizione. Se domani dicono, ragazzi, faccio sempre il solito esempio, da domani ci vacciniamo tutti,
nessuno, non deve vincere nessuna opposizione. Perché gli uomini normali la fanno andare in merda, le opposizioni le ha annullate tutte, le ha manipolate, le ha fatte nascere tipo il Movimento 5 Stelle, la sede addirittura portata al governo. Come di così di questo. Quindi dobbiamo, non puoi fare un po', andiamo a Roma, in giubbotti già protesta. No! Ma si deve rialzare l'uomo, loro hanno lavorato per far diventare una merda con le paure, con le cose. Noi lo dobbiamo prima rimettere in piedi. Dopo che l'abbiamo rimesso in piedi si diranno, chi se la sentirà che dicono guardi una sedia, non me ne frega, vabbè, ma lo fa da una posizione. È come se uno sta ubriaco e gli fai scusa, senti, ma che dici? No, mi presti 10 euro. Non vale qualunque cosa dici, non vale. Prima lo devi far ritornare, lo fai dormire, la mattina tiri un secchio d'acqua, gli fai 2-3 caffè e dopo vale quello che dice, o che è o quello che fa. È inutile che stanno tutti ubriachi, ci hanno ubriacato, questo è un lavoro cabalistico, perché loro non affrontano mai un nemico, non alla pari, più forte non ne parliamo, ma nemmeno che è più debole, loro lo affrontano solo quando ti possono totalmente schiacciare come un elefante o come una zanzara. Allora affrontano la sfida. Quindi lavorano solo per far diventare questo disequilibrio che loro diventano un elefante e tu zanzara. Quando arrivi a questo, loro dicono, vabbè adesso volevate fare la guerra, dai! E che guerre fai? Allora noi dobbiamo ritornare non a essere elefanti, a essere uomini. Poi faremo come Golia con Sansone. Anche piccoli li vinciamo. Strada, perché metterci la faccia oggi ci vuole palle, a cominciare dai familiari, gli amici, l'ambiente che avete. Vabbè, io sono agevolato perché vivo all'estero dalla vita, non c'è contatto nel senso, e poi anche se fosse a me non me ne frega niente, perché io batto solo con chi dimostra come dimostra, chi sei, tu che sai che fai, e poi sono le carte mie, tu le tue sono qui, allora dibattiamo, perché se uno è scemo non ci dibattono. Comunque dai ragazzi, un'altra conferma che la terra è piatta, se fanno così vuol dire che hanno paura. Vabbè, loro gli interessava solo la massa cosa, ma vediamo, dai, vediamo la reazione. Non venite a scrivere, vabbè, su sotto i video ormai, specie sotto quello da pilota, e ogni giorno, ormai vi lascio proprio, vi faccio fare, mi fa pure gioco se la gente vede il livello di questa gente terrasferica. Noi cerchiamo di smontare quei fatti e questi vengono a dire, un cretino deficiente, ti droghi, e questo è il livello di questa gente. Questi non sanno manco la velocità della rotazione della Terra, non sanno niente. Della loro palla, mica lo sa. Vabbè, ok, ci ho speso pure troppo tempo in un video. Andiamo avanti. Lo sapevo che la lotta. Sono pazzecco a confronto a quello che ci sta per succedere. A chi si espone più di tutti? Io resto qua nell'irrealtà, signorina.